Carta Padovani per la Confcommercio. In rappresentanza della Confcommercio. Buongiorno a tutti, io porto il saluto del presidente D'Anelli e porto anche la voce della Confcommercio. Noi siamo un'organizzazione di imprenditori, per noi questa è ormai musica che conosciamo da tanti anni. Noi da diversi anni abbiamo sempre detto che la grande Pescara, la nuova Pescara, una Pescara più ampia ci consente a noi imprenditori di avere più servizi, di avere un'unica ente burocratico e di fare delle scelte sul territorio che, a differenza tra un comune e un altro, rischia di impedire agli imprenditori di fare attività economica. Detto questo, vuole significare che questo è l'inizio. Noi ci auguriamo, e nel nostro direttivo del 27 lo diremo, che noi allargheremo questa mano. Cioè, nel senso, noi vogliamo che da qui a 10 anni arriveremo a una vera area metropolitana. Il nostro prefisso, sottosegretario, è lo 085. E chi allora scelse di fare lo 085 parte da Ortona e finisce a Pineto. Quindi questo lo 085 è il prefisso telefonico fatto dagli anziani di allora, che la politica la vedevano un miglio lontano. Io aggiungo una cosa: la città di Pescara entra nella discussione politica, ma non è che deve confrontarsi a ovest, pensa che si vuole confrontare a est e quindi essere un interlocutore sul territorio non nazionale e anche europeo. Quindi si chiami capoluogo, si chiami area metropolitana. A me pescarese, agli amici di Pescara, ci interessa che la nostra città diventi il vero interlocutore sul territorio nazionale e possa stare ai tavoli col suo peso non solo politico, ma anche numerico ed economico. Questa è la voce della Confcommercio. Grazie Riccardo Padovano. La parola.